le frontiere dell'Italia, cioè dicono no, gli immigrati con le frontiere li lasciano degli altri, con le frontiere degli altri. E lo stesso per il commissario, più che il colore, per me dobbiamo riprenderci il commissario all'industria e alle imprese, perché le nostre imprese sono un unicum a livello internazionale e dobbiamo proteggerle con un commissario europeo espresso da questo governo. Ma se la Lega vince le elezioni, un commissario della Lega? Commissario no, troveremo come Lega. Sempre un nome che mette d'accordo tutti. Però non della Lega, d'accordo. Non un uomo di partito, non un uomo di se governo. Se dobbiamo trovare un punto d'incontro è molto probabile trovare una persona che possa mediare tra noi due, un po' come abbiamo individuato il presidente Conte, che è vero che veniva dalla squadra di governo che avevo presentato prima alla elezioni, faccia per dei una tecnici, persona non esterna. Tecnici. Senta Di Maio, quanto deve prendere alle prossime europee per non vedere messa in discussione la sua leadership? Non mi risponda che conta l'affluenza alle urne, mi dica il 20, il 22. No, io non le dico numeri assolutamente, per non due ordini di ragioni, perché questo movimento è stato al 10%, al 30%, all'8%, quindi quello che prenderemo sarà quello che vorranno gli italiani. Io le dico che per vincere le europee bisogna fare in modo che Forza Italia e PD europee, cioè PD, PPE e PSE, non facciano il 51% del Parlamento. Va bene, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché il tema del lavoro, ne abbiamo parlato anche questa sera, è destinato a dettare l'agenda della politica nei prossimi anni e non solo di quella italiana. Pochi secondi di pubblicità e poi Pagliaro. Contro acidità, reflusso e difficoltà di digestione, Neobianacid. Con il suo complesso vegetale spegne il bruciore e calma il reflusso. Neobianacid da Aboca. Jinbei Tai. La perfetta armonia tra uomo e auto. Questo è Mazda. Mazda CX-3, il City Crossover. Ammirala negli showroom Mazda. Gli agenti inquinanti possono accumularsi in casa, gas, cattivi odori e particelle. I purificatori ventilatori Dyson usano sensori per rilevarli e catturarli all'interno dei filtri EPA e dei carboni attivi per rigenerare l'aria. E grazie alla tecnologia Air Multiplier diffondono 290 litri d'aria al secondo, purificando tutta la stanza e rinfrescando in estate. Dal 2008 a oggi l'Italia ha perso 1 milione di posti fissi e ne ha guadagnati altrettanto part-time. I sottoccupati sono raddoppiati e chi è costretto a lavorare part-time perché non riesce a trovare un lavoro normale è cresciuto più del doppio. La prima a svanire nell'universo del lavoro precario è la formazione professionale. Il risultato è che l'Italia si trova ad affrontare la realtà globale delle turbotecnologie con una forza lavoro sempre più scadente. Dal 2008 ci sono nelle fabbriche e negli uffici 362.000 tecnici e professionisti in meno, ci sono invece 437.000 lavoratori non specializzati e 861.000 esecutivi in più. Siamo un paese che guarda indietro. Così Maurizio Ricci, sulla rivista Il Diario del Lavoro, fotografa il declino della produttività italiana. Su un'altra rivista digitale, lavoce.info, Stefano Uberti Foppa riporta invece le previsioni del World Economic Forum, che ha consultato i responsabili del reclutamento di imprese con 14 milioni di occupati in 46 paesi avanzati. Secondo le loro stime, da qui al 2022, come conseguenza dell'automazione, verranno persi circa 75 milioni di posti di lavoro, mentre 133 milioni ne verranno creati come nuovi o di radicale riproposizione. Un grande movimento tellurico che avrà come conseguenza anche l'aumento dei salari. Per trarne vantaggio sarà però necessario indirizzare i giovani verso le nuove competenze e la relativa formazione, non dimenticando che nonostante la diffusione del digitale e anzi proprio grazie a essa, è più probabile che nei prossimi anni il problema sarà la carenza di forza lavoro piuttosto che un eccesso di disponibilità. Ministro Di Maio, chiudiamo in bellezza questa puntata con la sua nuova fidanzata Virginia Saba, sa che poi nella nostra trasmissione io la domanda gliela devo fare, è d'ordinanza, è da Pasqua che non vediamo vostre foto, tutto bene? Tutto bene, non si preoccupa. E lei ha capito che il parco di Villa Borghese è meglio evitarlo o ha capito che questa operazione mediatica alla fine non le porta tanti voti? Guardi, io ho visto nel caso di Virginia...
varie definizioni, addirittura qualcuno l'ha definita uno strumento elettorale. Semplicemente ho 32 anni. Anche fidanzata di cartapesta, è stata diciamo, di tutto, definita è stato detto contro modi. Di lei. Mm. Io dico semplicemente ho 32 anni, ho avuto la fortuna di trovare l'amore nonostante una vita nella quale c'è poco tempo per dedicarsi ai fatti personali. E quindi siccome quindi la va tutto sua, bene, va tutto bene, ma siccome la sua fidanzata parla già di bambini, che le vorrei, vi sposate, farete un figlio? Quello che le posso dire adesso è che siamo innamorati, poi quello che verrà si vedrà. Va bene, grazie. Grazie Ministro Di Maio, grazie Marco da Milano, grazie spettatrici e spettatori, linea subito a Corrado Formiglia su Piazza Pulita e ci sono molti ospiti, quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.